scorso anno, la scorsa stagione. La domanda è scontata, però insomma io direi che tanti appassionati di sport se la fanno e quindi la giriamo, si fa ad interpretare un po' il senso così comune. Le differenze che ha trovato? Lei viene da tanti anni di canottaggio, cardiologo di fama, le differenze che ha trovato tra il canottaggio a livello chiaramente di atleti anche, no, eventualmente, e il calcio, due pressioni diverse, su questo non ci sono dubbi, due tipi di allenamento differenti. Ci dica lei un po' sulle sue impressioni, questa esperienza direi forse formativa per quanto la riguarda, no? Beh, per me è stata una grandissima esperienza e devo dire che mi ha ulteriormente arricchito da un punto di vista professionale. Le differenze sono tantissime, sia da un punto di vista fisiologico per quanto riguarda il gesto atletico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Qui i miei atleti nel canottaggio lavorano sia come singolo atleta ma anche come squadra, nella barca in due, in quattro, in otto. Lì invece si lavora prettamente sulla squadra con ovviamente un gesto atletico che è nettamente inferiore da un punto di vista di impegno cardiovascolare rispetto al nostro. Quindi ci sono tantissime differenze, però insomma sono atleti calciatori e sono atleti canottieri, questo è importante dirlo, ecco. Certo, non c'è dubbio, da questo punto di vista è chiaramente così, direi però insomma che è il modo, no, come dice lei, di approcciare anche alla cura o di approcciare a quello che può essere un discorso di prevenzione è certamente diverso, più probabili ci siano traumi, no, nel calcio, questo è Sì. evidente, sport di contatto. Sì, beh, certo, le patologie sono nettamente differenti rispetto a queste dei canottieri. Lì dovevo prevenire soprattutto quello che sono i traumi muscoloscheletrici, che ahimè riescono spesso a bloccare i giocatori anche per mesi. Qui i traumi muscoloscheletrici sono rari, sono più patologie da tendinopatie. Sovraccarico funzionale, muscolare, quindi sono due modi di prevenire i traumi in maniera In maniera diversa. differente. Enrico, vuoi fare un'ultima domanda al professore, poi lo liberiamo, altrimenti pensano che l'abbiamo rapito. Tanto ricordiamo È in che è testa così. l'equipaggio azzurro di Mornati e Di Bonati e Carboncini con un Carboncini, largo Nicola Bornati e margine. Lorenzo Carboncini, vediamo che c'è anche Leonardo e De Vita per quanto ci riguarda, poi Armo Messicano, tre addirittura barche spagnole per questa finale, in acqua 4 lo vedete proprio, l'Armo spagnolo è lì al centro con Guzman e Marcelino Garcia che ieri hanno fatto peraltro un'ottima qualificazione. Enrico, una domanda per il professor Spadaro, poi lo lasciamo. Professore, lei è un esperto di doping. Il canottaggio è noto per essere quasi esente da questo mostro dello sport moderno. Attualmente com'è la situazione internazionale del dopaggio, non dico nel canottaggio, ma in Una tutti gli domanda questa sport? bella di Enrico, ma un po' difficile. Bravo Enrico, una no, domanda molto bella. Io però voglio dire, mi associo a quello che ha detto il presidente Petrucci l'altro giorno, Sì. scritto su tutti i giornali: basta con questa rincorsa della prestazione attraverso le pratiche proibite, basta con l'uso di farmaci e di sostanze che alterano la prestazione e che poi creano dei danni alla salute pazzeschi. Per quanto riguarda il canottaggio è quasi un'isola felice, Perché le chiedo però? Poi la domanda è un po' maliziosa la mia, può essere maliziosa insomma. prima di tutto, secondo me, il motivo è che qui non c'è tanto giro di soldi e quindi bisogna dire che è uno sport povero dove gli atleti praticamente si autofinanziano oppure vengono supportati per fortuna dalle nostre forze armate con uno stipendio e quindi c'è poco Interesse stimolo, poco economico, sono interesse d'accordo. economico. Laddove invece ci sono Girano sport, tanti soldi. girano tanti soldi, c'è la rincorsa alla prestazione a tutti i costi, ecco là che succede quello che succede. Professore, grazie, sempre Ma grazie a molto voi, chiaro sono sempre nella a sua vostra esposizione. Grazie al disposizione. professor Spataro, cardiologo di fama Buongiorno. importante, nonché, come diceva, appunto tecnico della Feder Canottaggio, pardon, medico sociale, medico della Federazione Italiana di Canottaggio che segue i canottieri. Insomma, abbiamo avuto modo di conoscerlo
all'Olimpiade di Pechino quando fece un grandissimo lavoro. Intanto eccolo qui l'arrivo, caro Enrico, con una vittoria strepitosa. Noi abbiamo seguito poco la gara dal punto di vista proprio di cronaca, perché avevamo con noi il professor Spadaro, era importante però fare assieme a lui un discorso. Benissimo, direi, in acqua 3 la vittoria per Lorenzo Carboccini e Nicolò Bornati, grande gara da loro. Un po' deluso il resto, la Spagna, bene anche l'Italia, bene per quello che riguarda il terzo posto di Raffaello, Lillello Leonardo e Giuseppe De Vita.